Sono Carlo Paradin e sono uno dei due titolari dell'azienda. Io sono nato, sono a botte. Faccio questo mestiere da sempre, che a casa nostra si è sempre fatto vino e parlato di vino. Ho 67 anni, quindi sono 54 anni che lavoro. Mi piacerebbe raccontare la sfida che ci ha più emozionato. 20 ettari in alta collina. Il vigneto più alto era quasi abbandonato perché costava molto gestirlo per pochi grappoli, no? E questo vigneto, quando siamo arrivati, lo chiamavano il lago perché era vicino al lago che dava l'acqua, resteva dell'acqua per tutta l'azienda. Quando abbiamo cominciato a ripulirlo perché il bosco stava entrando in vigneto, ci siamo resi conto che aveva forma di cuore. Abbiamo cambiato nome, gli abbiamo chiamato il cuore. E quando abbiamo iniziato a vinificare quell'uva, era sicuramente il vino più importante dell'azienda. E quindi è stata un'impresa molto interessante e ci ha permesso di ottenere i vini che oggi vendiamo in maniera molto fieri e con entusiasmo. Amo il mio lavoro perché uno parte dalla terra, cammina mezzo fidari, vede la vite nascere fino ad arrivare il momento di raccolta e come dopo in cantina valorizzare tutto il lavoro che abbiamo fatto durante un anno in campagna.